Comincia l'avventura targata Serie C1 stagione 2019-20, comincia per il Cagliari Calcetto dal Palamonte Acuto contro il Domuschia. Allora abbiamo subito i quintetti con i quali le due squadre scenderanno inizialmente in campo. Partirei proprio da quella padrona di casa che si schiera con Federico Leda in porta, poi Congiu, Paderi, Azzeni e Grandulli. Dalla parte opposta il Domuschia risponde con Olla tra i pali, poi Murgia, Leclerc, Melis e Simon David. Arbitro dell'incontro il signor Sebastiano Argiolo di Cagliari, arbitro 2 Roberto Balia di Carbonia e cronometrista Albert Chapelle di Cagliari. Si parte, è cominciata la stagione 2019-20 di Serie C1 per Cagliari Calcetto e Domuschia. Cagliari Calcetto che subito attacca e c'è subito un fallo, si continua a parlare con la stagione. Il Cagliari passa subito in vantaggio con Azzeni. Dopo appena 16 secondi Domus Chiac adesso prova a venire in avanti con questa conclusione tentata dal numero 8, non è ancora finita il muro, ma Domus ha risposto bene con questa conclusione da parte di Paolo Melis. C'è servito il miglior Federico Leda per dire no, ancora Federico Leda e ancora su Paolo Melis. Andrà il numero 10, maglia bianca, conclusione violenta, quella che non esce di molto vicino all'incrocio sinistro. Pallone per Manunza sulla destra, Manunza che se ne va un avversario, se ne va il secondo avversario, pallone per Grandulli, ancora Manunza! Il raddoppio del Cagliari al termine di un'azione corale spettacolare. Esultano i giocatori in maglia bianca, ne hanno ben donde, azione veramente stupenda, e quando abbiamo esattamente 10 minuti al termine 2-0 per il Cagliari. Domus che rimane comunque non attacco con questa conclusione murata da parte di Nonis, prova a partire il Cagliari calciato in contropiede con Simone Grandulli che si allarga sulla destra, conclusione, palla sul fondo di un nulla. Frattini alza il pallone per Rambaldi che la mette sul fondo di un niente da ottima posizione. Mattia Murgia, la conclusione, l'ottima respinta da parte di Leda, non è ancora finita, pallone in possesso di palla del numero 8 esattamente Paolo Melis che però alza troppo la sfera. Ora Boi per Mattia Murgia, ma non c'è più tempo, quindi squadre che vanno a riposo sul parziale 2-0. Ripartiti per il secondo tempo, la prima squadra a toccare il pallone è stata il Domuschia. Al termine del primo tempo, ricordo, 2-0 per il Cagliari Calcetto per effetto delle reti di Matteo Azzeni e di Federico Manunza. Federico che subito vuol provare a chiudere i giochi con Grandulli, era di rigore, pallone lì, cosa si è divorato, cosa si è divorato Matteo Azzeni. Adesso la palla è per Simon David. Di Murgia, pallone sotto porta, c'è la direzione, riduce le distanze. Il Domuschia ha realizzato Simon David al termine di una manovra che definire confusionaria è dir poco. Leclerc, palla sul fondo di un niente, brivido per il Cagliari Calcetto. Il Domuschia che ha una buona opportunità con Paolo Melis che sbaglia tutto, c'era libero dall'altra parte Paolo Melis, ma non c'è un attimo di pausa perché Simone Grandulli è già tornato in possesso del pallone, serve sulla, sulla destra Pirellu, poi Matteo Azzeni, pallone all'indietro per Grandulli, la rete del 3-1 piazzato col destro da parte di Simone Grandulli, nulla da fare per Andrea Olla, 3-1 per il Cagliari Calcetto. Lucas Leclerc, numero 5 del Domuschia. Lui col destro direttamente in porta, la deviazione da parte di Contu, poi Murgia che prova a servire il compagno, riesce invece soltanto a servire Congiu, pallone per Contu, situazione di 2 contro 1, Contu 4-1 per il Cagliari Futsal, pallone sotto l'incrocio vicino, ossia sotto l'incrocio destro, e c'è il poker della squadra padrona di casa. Rambaldi, ora lui, la palla per la conclusione da parte di Federico Manunza. Momento Leclerc per adesso per la conclusione da parte di Boi ed è ancora bravo Leda a dire di no. Ora Leclerc, la prova dalla distanza, segna un gran gol, segna un gran gol Leclerc, riduce le distanze il Domuschia. Ancora Azzeni, prova ad andarsene, qui viene affrontato in maniera probabilmente fallosa, tutto regolare. Attenzione, poi la conclusione non è finita, Leda che miracolo, ma la palla entra, la palla entra, il gol è stato segnato se non vado errato da Paolo Melis, vi diremo poi,
ma di fatto prima conclusione dal limite murata da Ledda e poi ribattuta in fondo al sacco da parte Silva, lo confermo, da parte di Paolo Melis. 4-3, incredibile. Urgia Leclerc e finisce qui, e finisce qui col Cagliari che esordisce ottimamente battendo per 4-3 in casa il Domuschi. Allora il veloce riepilogo delle reti: Azzeni e Manunza per il 2-0 del Cagliari nel primo tempo, riduce in apertura di ripresa Simon, poi le reti di Grandulli e Contu che fanno immaginare che per il Cagliari sia una passeggiata, passeggiata che in realtà non sarà perché Leclerc e Paolo Melis rendono il finale altamente infiammabile. In compagnia di mister Melis nel post partita di Cagliari calcetto contro Domuschi, allora mister, le chiedo, aspetti buoni e aspetti meno buoni di questa prima uscita? Beh, era normale che non fossimo le due squadre, sicuramente sono ancora in rodaggio, prima giornata, prima partita con i tre punti in palio, non è facile arrivare dalla preparazione e giocare così. Ho visto due belle squadre in campo dove penso che il risultato sia stato in discussione per tutta la gara. I miei ragazzi un pochino nel secondo tempo non hanno sicuramente brillato dal punto di vista concentrazione difensiva e infatti abbiamo messo veramente a rischio la gara, però è anche normale che in un momento come questo, inizio campionato, possa succedere, ecco. La seconda nonché ultima domanda si focalizzava proprio su questo aspetto. Sul 4-1, secondo lei, nei suoi ragazzi, è subentrato l'inconscio di averla già chiusa oppure è subentrata la stanchezza? Ma bisogna fare una grossa differenza. Questo non è uno sport dove con nessun risultato sei mai sicuro, perché penso che si siano visti molte altre volte partite recuperate perché è facile perdere la concentrazione, sale di concentrazione la squadra avversaria e dunque diventa veramente difficile. Abbiamo preso il secondo gol sbagliando su una situazione che fra l'altro non era neanche al campo nostro, loro sono stati molto bravi a fare un blocco in mezzo al campo dove hanno liberato il loro giocatore, e lì sul 4-2 poi è normale che si creino dal punto di vista psicologico problemi dove i ragazzi sono stati un attimino distratti, però voglio dire alla fine l'abbiamo portata in porto. Questa è una di quelle squadre che sicuramente andrà molto avanti perché quest'anno il Domus è una bella squadra, lo siamo noi, sarà un campionato difficile, comunque in ogni caso complimenti ai ragazzi che anche soffrendo siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Grazie mister, in bocca al lupo per il proseguo del campionato, grazie. Chiudiamo il collegamento dal Palamonte Acuto con il presidente Luca Agus del Domuschi. Allora, presidente, mi corregga se mi sbaglio a quello che si è visto dagli spalti. Squadra più feroce nel secondo tempo che nel primo? Sì, la squadra ha pagato un po' la preparazione che mister Di Agostini ha fatto fare ai ragazzi. Preparazione molto fisica, siamo stati scottati dalla scorsa stagione che ci ha visto molto scarichi nella seconda fase di campionato. Quest'anno abbiamo optato per fare una preparazione un po' diversa, però tutto sommato la squadra ha reagito bene contro una squadra che nel nostro campionato sicuramente non è seconda a nessuna nella corsa e nell'aggressività. Complimenti a loro. Ci hanno vinto meritatamente, dico io, perché secondo me meritatamente, però sono contento dei ragazzi che hanno reagito bene. Le chiedo per concludere a cosa punta il Domus per questa stagione sportiva. Il Domus punta a fare un campionato di salvezza. Quello che ho detto sempre ai ragazzi è salviamoci e poi vediamo quello che il campionato dirà. La classifica non sbaglia mai, i punti si prendono sul campo partita dopo partita. Siamo solo alla prima partita e sono sicuro che ne vedremo delle belle a Domus de Maria, dove è il nostro fortino, e prenderemo, speriamo, tanti punti. Grazie presidente, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie mille. Grazie anche a voi e in bocca al lupo.